Io mi metto qui, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, diamo lettura del bollettino di questa mattina con i dati relativi alle persone che risultano contagiate dal coronavirus. Innanzitutto vi voglio presentare accanto a me il professore Walter Ricciardi, che molti di voi lo conoscono, componente del Comitato Esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e da ieri consigliere del Ministro Speranza. Il professore Ricciardi mi supporterà e vi risponderà per le questioni di carattere tecnico e medico. Intanto partiamo dai dati. Complessivamente registriamo 283 persone contagiate, 7 deceduti e un guarito. 283, di cui 7 deceduti e un guarito. L'incremento rispetto a ieri pomeriggio è di 54 unità. Lombardia, 212 persone contagiate con un incremento di 40 unità, di cui dei 212 6 deceduti. Veneto, 38 unità con un incremento di 5 unità, di cui una deceduta. Emilia-Romagna, in totale 23 unità con un incremento di 5 unità. Piemonte, 3 unità, è lo stesso dato di ieri sera, così come per il Lazio, 3 unità di cui una guarita, e le due unità sono le persone che sono ricoverate, i cittadini cinesi ricoverati all'Istituto Spallanzani. Toscana, 2 unità. Sicilia, una unità, è stata trovata positiva una signora che proviene dall'area della Lombardia. Per questa persona sono ancora in corso le ultime verifiche da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Possiamo dare anche dei dati aggregati a livello provinciale. Per quanto riguarda la Lombardia abbiamo 101 casi che riguardano la provincia di Lodi, 39 la provincia di Cremona, positivi in fase di ospedalizzazione e isolamento 35, la provincia di Pavia 17, la provincia di Bergamo 14, Milano 3, Monza Brianza 2, Sondrio 1. Il Veneto 30 unità, riconducibile sostanzialmente al focolaio di Vo Euganeo per 30 unità, Venezia 7 unità, Treviso 1 unità. Emilia-Romagna, come vi ho detto, sono 23 complessivamente le unità e sono 17 per Piacenza, 4 per Parma, 1 per Modena, 1 per Rimini. Piemonte sono 3, tutte a Torino. Toscana 2 unità, una Firenze e una Pistoia, Trentino Alto Adige 1 unità, Bolzano, Sicilia 1 unità, Palermo, Lazio le 3 unità, sono i due cinesi che sono ricoverati dallo Spallanzani, il ragazzo che è il ricercatore che è guarito dal coronavirus. Questi sono i dati a noi disponibili, siamo qua pronti a rispondere a 2-3 vostre domande, quindi se volete... Scusate, sì, buongiorno, sono sì. TG2, volevo fare una domanda al professor Ricciardi. Lei ha più volte, insomma, non ha nascosto la sua preoccupazione rispetto alla quarantena delle persone che arrivavano dalla Cina. Ha detto che le solidarizzazioni sono state, è stato un errore non averlo fatto subito. Intanto volevo capire se conferma queste sue parole. Volevo capire questa tracciabilità in che modo poteva essere fatta, che lei ha anche detto fermare i voli non ha una base scientifica perché in questo modo non riusciamo più a tracciare le persone. Guardi, se lei mi consente, però io mi concentrerei sull'attualità.
nel senso che è molto importante che il Paese si muova unito per fronteggiare questi che sono in questo momento due focolai epidemici e che bisogna evitare che diventi un'epidemia. E le misure che sono state prese ultimamente, che in questo momento il Presidente del Consiglio con tutti i ministri stanno discutendo con le regioni, vanno nella direzione giusta. Cioè noi in questo momento abbiamo questa situazione e bisogna ricondurre, probabilmente questo nel passato, in un recente passato è in qualche modo stato sottovalutato, un'unitarietà nazionale. Perché quello che è successo è che qualche cosa si è perso nel fatto che la Costituzione attribuisce allo Stato e quindi alle strutture sanitarie centrali soltanto tre compiti, quelli della programmazione, quelli della determinazione dei livelli essenziali di assistenza e quella del finanziamento. Ma tutti i meccanismi di organizzazione e di gestione vengono affidati alle regioni, contrariamente ad altri paesi che hanno un'unica linea di comando e che non è un caso che in questo momento hanno meno casi rispetto a noi. L'esempio... Non è un, sostanzialmente succede questo, nel momento in cui hai l'OMS che lancia un allarme globale, hai bisogno che i Paesi membri, perché l'OMS ha soltanto un allarme, diciamo, ha soltanto una moral suasion, tutti i Paesi devono adottare quelle che sono le misure evidenti dal punto di vista scientifico e le misure importanti in questo momento l'Italia le ha adottate, le sta adottando. È chiaro che c'è stato un momento in cui evidentemente noi abbiamo in qualche modo avuto qualcuno che proveniva dalle zone a rischio che è entrato nel nostro paese. C'è stata poi una complicanza che questa persona, non il paziente zero, ma il paziente 1 è andato in ospedale e quando tu vai in ospedale trovi una comunità pronta in qualche modo recettiva a diffondere l'infezione. Ma quello che è molto importante è che le misure che credo più tardi comunicheremo dopo la comunicazione con le regioni sono le misure giuste nel tempo giusto e nel modo giusto. Noi dobbiamo lavorare tutti in questa direzione, anche ridimensionare questo grande allarme che è giusto non sottovalutare ma porre nei giusti termini, cioè quelli di una malattia che è sicuramente da non sottovalutare ma che sostanzialmente su 100 persone ne consente a 80 di guarire praticamente spontaneamente, a 15 di avere dei problemi seri che però possono essere gestiti in ambiente sanitario e soltanto a 5. Peraltro voi sapete che tutte le persone decedute sono persone che avevano già, diciamo, delle gravi condizioni concomitanti di salute e che probabilmente qualsiasi infezione virale, non specificamente quella del coronavirus, avrebbe portato. Si fa sempre l'esempio dell'influenza normale. L'influenza normale a volte non uccide direttamente ma determina uno scompenso in persone già malate che le porta a morte. Ma quello che vi posso assicurare insieme al commissario è che si stanno prendendo in questo momento tutte le misure necessarie e anche in raccordo con gli altri paesi, quelli confinanti che vedremo oggi, anche quelli semiconfinanti con la Germania e la Croazia. E c'è un accordo totale anche con la Commissione europea e con l'OMS sulle misure che adesso stiamo prendendo. Proprio in base a queste misure, se ce ne sono nuove, mi aggancio perché adesso i medici italiani, alcuni, insomma anche alcune categorie sindacali, chiedono maggiore tutela perché ci sono stati dei contagiati al Policlinico, credo di Milano, se non erro. E, hanno proprio adesso mandato un comunicato in cui chiedono di tutelarli maggiormente, soprattutto di fare un triage prima telefonico e poi di recarsi in ospedale, insomma chiedono questo, come possiamo fare, se ci sono delle nuove disposizioni in merito? Ci sono sostanzialmente già le indicazioni nell'ordinanza che ha fatto il Ministero, ci sono già delle indicazioni in questo senso. È molto importante, se ci sono dei sospetti, non recarsi immediatamente in ospedale ma chiamare i numeri, che mi rendo conto che in questo momento sono intasati, ma ci sono anche alcuni numeri regionali che aiutano un po' a decongestionare la linea. In questo modo che cosa si fa? Si fa sostanzialmente il primo vero atto di contenimento per un'infezione di un nuovo virus per cui non abbiamo né vaccino né terapia sintomatica, cioè l'isolamento. L'isolamento significa identificare e poi trattare quella persona in funzione della propria specifica esigenza. Potrebbe essere, le spiego, potrebbe essere che quella persona in ospedale non ci deve proprio andare, come succede nell'80% dei casi, ma può stare a casa in un isolamento domiciliare fiduciario, avvertendo ovviamente tutti i familiari. I medici vanno tutelati e sono essi stessi che si devono tutelare, perché esiste dal 1800, da quando è stata scoperta l'igiene, una norma che si chiamano precauzioni universali, cioè ogni medico che lavora con un paziente dovrebbe considerare, a prescindere dalla sintomatologia, e questa è una norma generale, il paziente come potenzialmente infetto.
Quindi quando si sta in ospedale si sa che arrivano persone malate o persone che hanno problemi, ed è una norma universale per tutti i medici adottare queste precauzioni, a maggior ragione quando ci sta una situazione di focolaio epidemico. Quindi da una parte è necessario proteggerli, ma la prima protezione deve essere sostanzialmente comportamentale, informativa. E naturalmente proteggerli che cosa significa? L'uso appropriato, faccio l'esempio delle mascherine. Le mascherine alla persona sana non servono a niente, cioè le mascherine servono per proteggere le persone malate dalla esprimere con la loro vociferazione ed evitare, e servono per proteggere il personale sanitario, perché naturalmente essendo a contatto con il malato la vociferazione del sanitario potrebbe essere. Quindi, per chiarire, le mascherine di Garza, quelle che oggi stanno in qualche modo per essere a ruba anche sui siti internet, non servono a proteggere i sani, servono sostanzialmente come misura di precauzione. Ci sono delle mascherine che invece vengono date al personale sanitario, ma sono quelle estremamente sofisticate che hanno dei filtri, ed è chiaro che il personale delle malattie infettive deve essere dotato di queste mascherine, perché deve essere protetto. Quindi bisogna rassicurare tutti quanti i colleghi, ma nello stesso tempo bisogna che tutti i colleghi, e questo indipendentemente dall'attuale situazione in tutta Italia, agiscano con le precauzioni universali. Allora, guardi, noi nel mondo contemporaneo abbiamo avuto sostanzialmente alcune pandemie, alcune epidemie. La prima è stata la SARS nel 2002-2003, che è molto riconducibile a questa. Ha l'analogia anche sul fatto che il primo medico che l'ha segnalato, in quel caso era un nostro connazionale, Carlo Urbani, che in Vietnam, non in Cina, e fu un eroe italiano, perché sostanzialmente capì che era malato e diede esattamente queste indicazioni. Stava atterrando in un aereo e disse: per favore venitemi a prendere, non mi venite a prendere cari colleghi, ma sappiate che io sono infetto, non voglio essere contagioso, per cui portatemi direttamente. Questo è il comportamento delle persone responsabili. Come in quel caso il governo cinese in un primo momento sottovalutò, addirittura in quel caso di diversi mesi, in questo caso è successa la stessa cosa. Cioè un medico ha segnalato, è morto di quella malattia, l'ultima. E diciamo la mancanza di trasparenza l'ultima. E la mancanza della catena di comando ha fatto sì che si verifichi una situazione analoga. Che cosa è successo nella SARS? La SARS è stato il protocollo Urbani, si chiama proprio così. Noi all'Organizzazione Mondiale della Sanità, al Comitato Esecutivo ci riuniamo e ogni volta mi inchino davanti a una targa di Carlo Urbani, si chiama così. Il virus non spariscono da soli, ma spariscono attraverso uno sforzo collettivo che si chiama proprio protocollo Urbani. Come sparì la SARS? Tutti i paesi lavorarono però sulla base dell'evidenza scientifica, senza fare forzature. Quello che probabilmente è successo in Italia è che dopo i primi casi di Roma, che sono stati gestiti in maniera antologica, la frammentazione regionale, non ne faccio colpa a nessuno, ha cominciato a determinare che quella regione faceva i tamponi agli asintomatici, che quell'altra regione faceva i tamponi ai contatti, che quell'altra regione... Allora in questo modo si è persa l'evidenza scientifica che dice, l'OMS dice, i tamponi vanno fatti solo ai soggetti sintomatici, che quindi hanno tosse, raffreddore, starnuti, febbre, e che sono stati in determinate zone o che sono sospetti di aver contattato. La Francia di questi tamponi ne ha fatta a tutt'oggi 300, noi ne abbiamo fatti 4.000. La Gran Bretagna, con una metodologia diversa, ne ha fatti 6.000, ma ha seguito un protocollo estremamente rigoroso. È quello che stiamo cercando di ricondurre all'unitarietà. E quando noi diciamo che l'unitarietà va al di là dei confini regionali, significa che in caso di epidemia ci deve essere un'unica linea, che è quella basata sull'evidenza scientifica, che deve far capo al commissario, che in questo momento è incaricato, e al Ministro della Salute. Questo stiamo facendo, credo.
Un'ultima domanda, ultima domanda. Sì, sono Alessandro Arona di Radio 24. Volevo chiedere soprattutto al commissario Borrelli un chiarimento sull'autoquarantena fiduciaria domiciliare con sorveglianza attiva. È prevista dal DPCM emanato domenica per tutti quelli che sono passati nelle zone rosse, diciamo, c'è l'obbligo di denunciarsi e di sottoporsi ai controlli previsti dall'ASL. Le ordinanze delle regioni del nord lo prevedono, oltre che per le zone rosse, per chi arriva in regione dalle zone segnalate a rischio dall'OMS, quindi anche dalla Cina. Volevo chiedere, per le altre regioni, che misure ci sono? Cioè, se uno arriva dalla Cina nel Molise non deve fare nulla, se arriva in Lombardia deve segnalarsi alla ASL? No, questa vale per tutto il territorio nazionale, quella delle zone a rischio. Ok, grazie. Dobbiamo andare, va.